Ehi, hey, Lenzurma, io sono Mazza Tess e ben ritrovati su Abandon Ship. Ho appena lasciato il settore e è apparso questo qua, quindi ho iniziato il video così. Allora, il padre porta il suo focus, la sua attenzione completamente su di te e cerca di capire il tuo piano. Non riesce a resistere, ma... l'assalto è senza fine e guadagni un po' di forza. Bloccato per tempo infinito, anche il ghiaccio recede e la vita ricomincia nella zona. Non può parlare comunque direttamente ai suoi figli. Ha soltanto avuto gli Alifron. Sorta di progenie ma senza mente. Questo, fin tanto che tu sei arrivato fino alla miniera, possedendo una mente forte e un cuore fratturato. Il padre ha ringraziato le sue stelle che tu avessi uno spazio nella tua armatura, cioè una frattura nella tua armatura mentale, altrimenti non avrebbe avuto possibilità. Una volta che si è connesso con te, non ti avrebbe lasciato mai andare per nulla. Dentro e da te, ha imparato come questa nuova razza poteva essere usata per riportare il suo tempo nuovamente. Non puoi pensare sto fermarlo da imparare le tue intenzioni. Una volta che lui ha queste informazioni, la barriera psichica torna su. Cercherà di raccogliere i suoi luogotenenti più forti per proteggerlo, ma sai che non si fermerà. Non si arrenderà con te. Il padre vuole che tu sappia che puoi sempre tornare indietro. Tutto sarà dimenticato. Insieme potete abitare in un nuovo mondo. Detto questo, penso che andrò un attimino a lavorare per arrivare su in cima alla missione del padre. Ci vediamo là. Siamo pronti ad andare, ho fatto un salvataggio appena prima, ho recuperato un pochettino di pesce, un pochettino di soldi, nulla di che in realtà. E proseguiamo. Solo un attimo. Ecco. Allora, problemi con il pesce. Speriamo più che altro di non avere l'evento quello che incapacita un tizio e sennò devo tornare indietro. Assolutamente. Vedete che perdiamo 15 di pesce, non è troppo... Ok, abbiamo ricevuto del danno e questo è male. Però possiamo ancora farcela. Ho paura di vedere cosa ci aspetta qua in questa nuova situazione. Perché molti di loro si saranno svegliati. E non sarà una bella cosa che ci troveremo. Temo che dovremmo affrontarne di più e consecutivamente. Ah, sotto lampeggia. Cerchiamo di andare più in su possibile. Cavolo. Ci ho beccato, niente, dobbiamo picchiarlo. Tutti in posizione. Ok. Speriamo di non prendere troppo danno. Ma non so tra l'altro se possiamo fuggire da...
Siamo scappati. Ma... Ah, ok, la scelta è giusta. Abbiamo preso un po' di danno, ma non troppo. Dovremmo riuscire a farcela prima che arrivi l'altro. Ok, infatti. Ok, però sì, abbiamo preso un pochettino di danno, ma non troppo alla fine. Molto meno di quanto... Cioè, temevo di doverne affrontare due, ma in realtà ne abbiamo dovuto affrontare solo uno e siamo riusciti a scappare. E vediamo cosa ci aspetta. Avendo affrontato la strada attraverso il mare dei Kraken, non ti aspetti assolutamente di trovare un vascello che ti aspetti. Controlli la nave e vedi che c'è scritto la spada. Era questo l'avvertimento dato dal Ministero al Pit? Quando vedi il capitano e... no, poi vedi il capitano e li riconosci. Hanno servito come le tue guardie del corpo quando eri uno dei preferiti del padre. Non ci avevi mai fatto particolarmente attenzione, ma di sicuro i loro occhi sono pieni di odio. Un po' di gelosia ti sorprende. Perché sono loro gli ultimi difensori del padre? Probabilmente non lo scoprirai mai. La nave muove verso di te e non è per parlare. Ok, abbiamo un combattimento da fare. Incredibile. Allora, come ce la gestiamo? Tiriamo giù. Lì dobbiamo affondare il prima possibile. Per cui allora direi. Spariamo. Sì, aspetta. Sparami qua. Tu con questi. Voi sparate qua, voi sparate. Qua i cannoni in modo che non siano operativi. No, tu spara questi altri cannoni qua che non, cioè che siano almeno operativi possibili. E tu vai sugli Alifron, che penso non possono essere curati, o sì? Non lo so, dove ci proviamo? Allora, ha preso del danno ma non troppo. Non sta recuperando vita l'Alifron, mi sa. Infatti uno è andato. Vediamo se riusciamo a tirare giù l'altro Alifron. Allora, Marinari, ripara le falle perché non so quanto avremo la possibilità di dialogare qua con loro. C'è un solo Alifron che sta arrivando. Non c'è nessun problema. Allora tu invece spara al medico. Chi è che può far più danni? Ma è uguale, in realtà non è. Tu ripara qua. Dov'è? Ok, là sopra Alifron. Ottimo. Torniamo là, la loro nave è quasi andata. Di qui non si può scappare, questo. Ovvio, ci sta. Sono stato furbo effettivamente prima di pensare al discorso del fuggire dal Kraken. Avremmo preso tantissimo danno là. Forse non avremmo perso questa, ma comunque sarebbe stata estremamente più difficile. Andata easy peasy. Ma forse non sarà l'ultima. Ok, hai prevalso sulle tue guardie del corpo, che si arrabbiano per il tuo tradimento. Ti ricordi di averli colpiti prima di scappare? Può essere questa vendetta, questo desiderio di vendetta essere nato da tutto ciò? Senti che il padre guarda con grande attenzione e senti la sua mancanza di sorpresa quando hai la meglio. Ti aspetta.
Spero che uno si risvegli più che altro. Anche se la montagna si è parzialmente sciolta, il padre per fortuna è ancora intrappolato. Alcune cave si sono rivelate attraverso il ghiaccio e ti indirizzi verso la più grande. Farlo esplodere da dentro, ovviamente. Il padre scaglia tutto il potere psichico che ha su di te. Sei così vicino a lui, è impossibile da fermare e ti provoca agonia. Tutto può tornare com'era. Ti riporterò alla tua vera famiglia. Qualcosa clippa nella tua testa e sei indietro in quella caverna. Vedi la tua anima gemella comatosa nella sabbia, quasi morta. I tuoi figli quasi, cioè mo molto feriti, stanno dormendo o sono inconsci. Qualcosa sussurra, promettendoti del soccorso. Tu e la tua famiglia sarete salvi. La presenza è attratta a te come una falena al fuoco. Non ha mai sentito una connessione come questa prima, né lo hai sentito tu. Insieme potete prendere la vendetta sul mondo che è stato non equo in questo momento. La presenza, ti promette che farà andare via tutto il tuo dolore. Senti di nuovo quell'incertezza. Se solo ti arrendessi. No, ormai è andata per andata. Padre ancora si rifiuta di lasciarti andare. Vedi la caverna e la tua famiglia ancora, e ti stai abbandonando a lui. Gli Alifron emergono dall'acqua e prendono gentilmente la tua sposa e i tuoi figli, portandoli in salvo sopra l'acqua. I loro grida di sollievo ti fanno stare meglio, sei grato. Ma il dubbio si infiltra. Hai fatto forse la scelta sbagliata? No. Loro gridano per te e sei impossibilitato ad agire. Vedi gli eventi da due prospettive, uno da sotto il velo che ha imposto il padre e l'altro la crudele vera realtà del tradimento ignoto. Vedi questo evento chiaramente per la prima volta. La gabbia psichica si sta rompendo, la furia dirompe, non solo contro il padre, ma anche contro te stesso. Volevi il dolore di tutti perché fosse finito. Volevi che quelli che avevano causato tutto questo dolore soffrissero con la tua mano. Eri debole quando tua famiglia aveva bisogno di te che fossi forte. Sapendo che ha fallito alla fine, il padre lancia tutto quello che può in un urlo psichico. La ciurma cade morta sul ponte. Tu senti il sangue pulsare nelle orecchie e nel naso, e la tua stretta sul timone è l'unica cosa che ti tiene in piedi. La nave ha abbastanza momento per scivolare più in profondità dentro la cava. Incastrandosi verso una parte rocciosa, di sicuro la nave si è incagliata. Ora sei scagliato sul ponte e puoi sentire l'acqua che sta inondando le stive di sotto, quelle piene fino alla cima con Devil Rock. Ti sdrai sulla schiena e sorridi. Sì, tornerai alla tua famiglia, ma finalmente assolto. Li hai traditi, ma in questo momento ce l'hai fatta a salvare molte generazioni di famiglie dalla stessa pena. La luce bianca ti consuma, la montagna e il padre. Ce l'abbiamo fatta! Ragazzi, complimenti a tutti!
Non me l'aspettavo, fossimo già a questo punto, ma bello. Allora, di sicuro non è stato un capolavoro questo gioco, sono contento di averlo portato a termine nonostante tutto, perché me l'avevano mandato e ci tenevo a portarlo a termine cioè, e giocarlo effettivamente da cima a fondo, soprattutto perché essendo uscito dall'Early Access da un po' si meritava la nostra attenzione. Estremamente ripetitivo e la trama, per quanto interessante, non prende mai tantissimo. E alcune meccaniche molto interessanti, per cui spero che non abbandonino del tutto i loro tentativi, insomma, di fare qualcosa del genere, perché hanno potenzialità e davvero può uscire qualcosa di manieresco un pochettino più interessante. Nel combattimento, alla fin fine, dopo che abbiamo potenziato la nave al massimo già parecchi episodi fa, non è cambiato tanto, è stato praticamente sempre tutto ripetere poche cose diverse. E anche liberare le varie aree era molto molto ripetitivo. È stato un po' un peccato, il mondo poteva essere sfruttato di più, potevano esserci più cose, ma vabbè, sono contento. Grazie a tutti voi per aver seguito questa serie fino al suo compimento. Io, come al solito, vi ringrazio, vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo con la prossima serie. Chissà cosa sarà. Ciao a tutti. Buona giornata. Ah, potete suggerirlo nei commenti, effettivamente.